Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 312, infatti, i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, con un tasso di positività che resta attorno all'8%, mentre si sta alleggerendo la pressione sugli ospedali. Alfredo Primante. Scendono ricoveri e terapie intensive, aumentano decessi e guarigioni, anche se ci sono 312 nuovi casi di Covid-19 di età compresa fra i 2 e i 104 anni, rispetto a 3.957 tamponi eseguiti nelle ultime ore, con un tasso di positività del 7,88%. 658 pazienti, meno 20 rispetto a ieri, sono dunque ricoverati nei reparti Covid, di cui 69, meno 4 rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. Altre 15.722 persone, meno 168 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle ASL. Come detto, aumenta il bilancio dei pazienti deceduti. Sono 5 nuovi casi di età compresa fra i 67 e gli 87 anni, che portano il totale da inizio emergenza a quota 994. Fra le notizie positive c'è la crescita delle guarigioni, con un aumento di 499 unità rispetto a ieri, per un totale di 13.267. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono invece 16.449, meno 192 rispetto a ieri, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti. Da inizio emergenza coronavirus sono complessivamente 30.710 i casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo e sono stati eseguiti complessivamente 444.065 tamponi. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha dichiarato sulle reti televisive nazionali che il governo non aveva alcuna intenzione di far tornare l'Abruzzo zona arancione il 9 dicembre, ma anzi che la zona rossa era prevista fino al 20. Secondo fonti vicine al governo, però, esisteva già un accordo tra Marsiglio e il ministro Speranza. Non è vero che l'Abruzzo sarebbe diventato arancione il 9 per volontà del governo. Il governo ha detto questo solo quando io ho fatto l'ordinanza. A dirlo è il presidente regionale Marco Marsiglio, che torna ad attaccare l'esecutivo Conte. Secondo il governatore, quindi, la zona arancione sarebbe stata anticipata di ben più di 48 ore. Secondo fonti vicine al governo, però, le cose starebbero in tutt'altra maniera. Quando Marsiglio decise di anticipare di 2 giorni la zona rossa, che è così entrata in vigore mercoledì 18 novembre, ci fu un accordo tra Marsiglio e il ministro Speranza, in base a cui i famosi 21 giorni per tornare arancioni sarebbero stati contati a partire proprio da mercoledì. Secondo questo calcolo, la zona rossa sarebbe scaduta proprio il 9, con una possibile riapertura per il 10, tant'è che anche i commercianti sapevano che la data più papabile per la riapertura era quella del 10 dicembre. Marsiglio però, nella lettera di risposta a quella di diffida giunta da Roma, sottolinea che la zona rossa era prevista fino al 20 dicembre. Ed effettivamente era così. Esiste infatti un'ordinanza del Ministero della Salute, datata 5 dicembre, in cui è scritto che all'Abruzzo si applicano le misure dell'articolo 3 dell'ultimo DPCM, ovvero la zona rossa. E nel testo firmato dal ministro Speranza si dice che l'ordinanza è in vigore dal 6 al 20 dicembre, ferma restando la possibilità. Si legge ancora nel testo di una nuova classificazione, il che significa che il testo ministeriale non implica a priori che non sarebbero state possibili riaperture prima del 20 dicembre. Questo sembrerebbe così avallare la possibilità che un accordo tra Roma e l'Aquila esisteva davvero. Tant'è che la scorsa settimana Marsiglio aveva dichiarato di aver già ottenuto la promessa da parte di Speranza a riesaminare la questione abruzzese lunedì 7. Domenica sera però è arrivata l'ordinanza regionale fai da te, pressoché a sorpresa, tramite cui l'Abruzzo ha deciso autonomamente di tornare zona arancione. E lo ha fatto, come dicono i ministri, anticipando di soli 2 giorni il governo nazionale, cioè quando non ci sarebbe stato il tempo necessario al TAR, una volta impugnata l'ordinanza, per annullare la decisione di Marsiglio prima che questa sarebbe stata comunque conforme a quanto decretato da Roma.
Insomma, l'Abruzzo avrebbe agito sì contro le disposizioni nazionali, secondo cui le regioni possono applicare misure più restrittive ma non meno severe di quelle imposte dall'esecutivo nazionale. Ma secondo un calcolo ben studiato, la violazione sarebbe avvenuta quando nessuno da Roma si sarebbe potuto opporre. Ciò rivelerebbe una sottile strategia politica che forse scavalca i confini regionali. E a Pescara, così come in tutta la regione, è ripreso lo shopping di Natale a seguito dell'ordinanza del presidente Marsiglio. Ora da parte degli esercenti si attende l'erogazione dei ristori e il ritorno in zona gialla. Negozi aperti da ieri, i commercianti esultano, non solo i commercianti di Pescara ma di tutta la regione Abruzzo. La soddisfazione per questa riapertura anticipata ovviamente vi ha colto di sorpresa, ve l'aspettavate, speravate che tutto questo potesse accadere? È stata una sorpresa perché domenica sera c'è stata molta confusione, apriamo, non apriamo, però lunedì è andato tutto bene, quindi sono due giorni che abbiamo ricominciato a lavorare. Le nostre attività sono tutte sanificate, c'è il distanziamento delle persone, vi aspettiamo, siete stati carinissimi tutti e tutta la cittadinanza a venire a fare i primi acquisti. L'unico handicap è che per il momento è la cittadinanza, però già siamo contenti così, poi arriverà il vicinato. Voi avevate anche manifestato con le altre associazioni più volte nelle ultime settimane per chiedere la riapertura di tutti gli esercizi commerciali, questo è avvenuto, ovviamente anche a lei chiedo un parere su questa ordinanza contestata dal governo del presidente Marsiglio. Bene, innanzitutto io ringrazio a nome della Confcommercio di Pescara e a nome di tutta la Confcommercio Abruzzo, perché la Regione Abruzzo ha avuto il coraggio, il Presidente Marsiglio ha avuto il coraggio di irrompere questo aspetto tecnico e ha dato l'opportunità di recuperare due giorni per le attività commerciali. Per chi non è addetto ai lavori non lo capisce, ma per chi è addetto ai lavori due giorni nel mese di dicembre significa sanare diverse questioni economiche. Detto questo, io credo che questo fatto non debba cadere nella querela politica. Lo dico perché? Perché se i dati scientifici consentivano a Marsiglio di poter riaprire, io mi sarei aspettato che la Regione, che lo Stato, che il Ministro Speranza facesse la deroga e desse l'opportunità di evitare questa polemica. Voi avete chiesto dei ristori, avete lanciato un grido d'allarme perché dallo scorso mese di marzo ovviamente le vendite sono crollate, ora cosa vi aspettate se i primi ristori sono arrivati? I ristori di marzo ancora, poi lavorati a luglio, ancora non sono arrivati per tantissimi esercenti e di questo periodo di nuovo lockdown ancora non ne sappiamo nulla. Parlavo dei codici Ateco, in quanto i codici Ateco chiusi hanno diritto al ristoro, quelli che sono stati aperti ma che purtroppo a causa anche della zona rossa, quindi giustificata l'assenza del pubblico in città, non hanno lavorato, gli introiti sono stati bassissimi, quindi sicuramente ci vorrà un ricalcolo equo per tutti gli codici Ateco. Secondo l'ordinanza regionale domani si completa il passaggio in zona arancione tramite la riapertura di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado. La contrapposizione tra DPCM e ordinanza regionale però ha causato non poca confusione. È ufficiale, domani torneranno sui banchi anche gli studenti di seconda e terza media, così come previsto dall'ultima ordinanza regionale. E la scuola, dopo un momento di caos nel conflitto tra le varie disposizioni, non può che adeguarsi alla normativa locale. È una situazione un po' particolare in cui chiaramente noi ci troviamo, glielo ho detto anche per telefono, a decidere tra posizioni diverse a livello normativo, però per noi vale l'ordinanza a livello territoriale, quindi non si può fare a meno comunque di applicarla. Avremmo preferito saperlo prima, dice la presidentessa regionale dell'Associazione dei Presidi. Infatti bisogna organizzare il lavoro dei docenti, il trasporto e gli altri servizi con gli enti locali, nonché l'accoglienza dei ragazzi rispettando tutte le normative anticontagio. L'abbiamo saputo naturalmente dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo.
noi in realtà non dobbiamo avere una informazione diretta delle norme, però le norme dovrebbero essere disposte in maniera tale che le si possano consultare in tempo. Diciamo che c'è stata una tempistica probabilmente sfavorevole ad una disposizione del genere, perché si colloca in un periodo naturalmente anche di sospensione delle elezioni, tra l'altro, perché questo lunedì era non presente nel calendario regionale per quanto riguardava le attività scolastiche già programmate. Quindi questo ci ha costretti ad un confronto veloce, se vogliamo, anche tra i dirigenti scolastici, in modo da capire se effettivamente le elezioni potessero ripartire per domani. Il ritorno a scuola anticipato è stato una sorpresa anche per il personale scolastico e non saranno di certo pochi giorni di lezione in presenza a cambiare le sorti di un 2020 che tra didattica a distanza e incertezze varie è stato un disastro per la formazione dei ragazzi. A dire la verità non ce l'aspettavamo, perché essendo proprio a ridosso di un fine settimana in cui c'era sospensione delle lezioni e anche evidentemente di alcune attività amministrative, potesse sopravvenire per il 9, anche perché ormai siamo quasi a ridosso della scadenza della cosiddetta zona rossa per l'Abruzzo, quindi un giorno di differenza, due giorni di differenza avrebbe comportato ben poco. Siamo a ridosso del periodo del Natale, quindi della sospensione più lunga delle lezioni, un giorno può fare la differenza, però insomma non è questo che cambia il rendimento dei ragazzi nell'attività didattica di per sé. Scuole medie che riaprono, ma non dovunque, perché sulle scuole decisione in controtendenza a Teramo, perché domani le seconde e le terze medie resteranno chiuse e continueranno dunque la didattica a distanza. Lo ha annunciato il primo cittadino Gianguido D'Alberto. La situazione di zona grigia, ha detto D'Alberto, non può essere fatta pagare ai nostri ragazzi. Come stabilito dal CTS nazionale, e finché non ci sarà una valutazione validata, si andrà avanti così a Teramo. Una decisione, quella del primo cittadino di Teramo, insieme all'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Andrea Core, che nella conflittualità istituzionale hanno disposto che le classi medie, seconde e terze continuino con la didattica a distanza, sentite le istituzioni scolastiche, in attesa della nuova classificazione della nostra regione. Molto contestato è arrivato il giorno dello sciopero del pubblico impiego previsto per domani. Le sigle sindacali confederali rivendicano la scelta nonostante il periodo di emergenza sanitaria e parlano di una protesta volta a migliorare l'efficienza dell'amministrazione dello Stato. Oggi abbiamo meno 500.000 dipendenti, abbiamo bisogno di nuove competenze, nella pubblica amministrazione ci sono 195.000 precari, abbiamo bisogno di dare più sicurezza ai nostri operatori, sanitari e non solo. Cambiare e migliorare la pubblica amministrazione, più sicurezza sul lavoro, più assunzioni e rinnovo del contratto. Queste le motivazioni che hanno portato le federazioni del pubblico impiego di CGIL, CISL e UIL a proclamare lo sciopero della pubblica amministrazione nella giornata di domani. L'astensione dal lavoro riguarderà i dipendenti della sanità, dell'amministrazione statale e parastatale e delle funzioni locali. Sono invece esclusi i dipendenti della pubblica istruzione. CGIL, CISL e UIL chiedono al governo di trovare risorse aggiuntive per sottoscrivere un contratto dignitoso per la pubblica amministrazione e soprattutto per ridare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori della pubblica amministrazione. Nel rispetto delle norme dell'emergenza sanitaria per ragioni di sicurezza, in Abruzzo si svolgeranno dei presidi davanti alle prefetture con alcuni rappresentanti delle sigle sindacali. I lavoratori e le lavoratrici, che invece dovranno garantire servizi essenziali durante le ore di lavoro, applicheranno adesivi sulle divise con la scritta "Non mi fermo ma protesto". Lo sciopero di domani è stato duramente contestato e criticato perché in questo periodo molti dicono che i dipendenti pubblici sono stati gli unici a non soffrire della crisi
crisi economica. Confindustria, il governo, eminenti commentatori, tutti ben retribuiti, non tra i più bassi d'Europa, ma tra i più alti nel mondo, vogliono far passare queste lavoratrici e questi lavoratori come fannulloni, ipergarantiti, irresponsabili, disfattisti. È giunta l'ora che ai lavoratori pubblici venga restituita la dignità che meritano. Per questo e per molto altro noi scioperiamo il 9 dicembre. L'amministrazione comunale di Pescara ha stanziato fondi in bilancio per 675.000 euro per la distribuzione dei buoni spesa per dare un contributo a Natale a chi è più in difficoltà. 675.000 euro, questa è la somma stanziata dall'amministrazione comunale di Pescara per i buoni spesa sotto Natale per i cittadini meno abbienti, poveri, nuovi poveri con la crisi e l'emergenza sanitaria. Sindaco, avete dato fondo alle risorse disponibili per andare incontro a queste difficoltà? Andiamo a consegnare buoni spesa per oltre 675.000 euro prima di Natale. L'avviso sarà pubblicato sabato, rimarrà per 5 giorni, ci sarà un'assistenza continua per coloro che avranno difficoltà a fare le domande in maniera digitale, perché oggi nell'era della transizione digitale dobbiamo muoverci con i buoni spesa in formato digitale, però aiuteremo tutti, perché chi non sarà in grado di fare partecipare all'avviso via web potrà usufruire dei servizi dei centri di ascolto a Rancitelli, a San Donato, in comune, quindi non sarà lasciato nessuno indietro. Per 5 giorni ci sarà la possibilità di fare le domande, ci saranno buoni spesa che andranno da 150 a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Ovviamente bisogna rientrare in determinati parametri, il parametro è non aver incassato negli ultimi 2 mesi, cioè ottobre e novembre, più di 1.560 euro al nucleo familiare. Quelli che lo richiederanno e che avranno titolo avranno i buoni spesa da spendere nelle nostre attività commerciali, beni di prima necessità, quindi beni alimentari, prodotti per l'igiene, prodotti per la casa, prodotti per bambini e anche prodotti per cani, perché, per animali, perché oggi gli animali di affezione fanno parte della vita di ciascuno di noi e quindi è giusto anche intervenire in questo senso. Come ogni anno, l'8 dicembre, il comune di Pianella ha rinnovato la tradizionale accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. Senza la presenza di pubblico, ovviamente per via del Covid, l'amministrazione ha voluto comunque mantenere la tradizione per dare un segnale di speranza per il futuro. Vestina News. Sindaco Marinelli, che emozione, si riaccende l'albero di Natale di Pianella, purtroppo non ci sono le persone per via del Covid, però che sia un segno di speranza più che mai. Sì, abbiamo fortemente voluto mantenere questo evento della tradizione, spiace per non aver potuto allestire la bellissima festa che ogni anno accompagna l'accensione dell'albero, ma questo segno di speranza andava assolutamente dato e riproposto. L'abbiamo fatto anche quest'anno e la pioggia dell'8 dicembre ci accompagna a dare il via a questo periodo natalizio che speriamo sia davvero un segno di speranza e ripartenza. Ci teniamo a rimarcare anche il dato ambientale, questo è un albero naturale che è presente in loco da oltre 60 anni e viene curato sistematicamente dal comune per preservarlo e far sì che sia poi possibile addobbarlo e farlo emergere in tutta la sua maestosità, però è un albero vivo, non è un albero trapiantato e anche questo è un segnale importante che vogliamo continuare a affermare anno dopo anno. Ecco, per chiudere, non ci saranno le manifestazioni natalizie come possiamo immaginare, però ci sarà un'economia che deve ripartire stando attento a non fare assembramenti e a rispettare le distanze sociali. Sì, devo dire che i nostri commercianti, i nostri concittadini in generale sono stati da marzo in avanti davvero molto diligenti e molto rispettosi delle norme e questo ci ha dato anche la possibilità di avere dei numeri piuttosto contenuti, sicuramente sotto la media, così come le attività scolastiche non si sono mai fermate e per questo siamo fiduciosi che la ripartenza, pur ovviamente contenuta nei numeri, sarà svolta in piena sicurezza come è avvenuto finora. Adesso apriamo la pagina di sport, partiamo dal calcio di Serie B, doppia seduta per il Pescara, i biancazzurri mettono nel mirino il match con il Vicenza in quella che è l'ultima
settimana normale di allenamento. Da sabato la Serie B giocherà infatti 7 partite in 23 giorni. Il tecnico biancazzurro Breda tenterà di massimizzare risorse e risultati per proseguire la risalita in classifica e attendere gli interventi nel mercato di gennaio. Andrea Costantini. Il primo obiettivo Roberto Breda lo ha colto, ridare morale alla squadra in pochi giorni, rivitalizzarla in vista di un match già delicato. Poi sono arrivati 3 punti, frutto di una buona prova ma anche delle lacune tecniche e non dell'Ascoli. Se i primi giorni sono serviti a rimotivare il gruppo, ora il lavoro del neotecnico del Pescara può proseguire nell'intento di dare una impronta diversa al gioco e sfruttare al meglio le qualità della rosa. Nel frattempo i meriti del tecnico trevigiano sono evidenziati dall'esperto centrocampista Mirko Valdifiori. Il mister Breda ci ha trasmesso subito la sua tranquillità ma anche la sua fiducia nei nostri confronti, ha usato parole magari che ci è entrato dentro, che ci ha fatto capire appunto, come ti ho detto prima, il momento che stavamo vivendo e che magari dovevamo sin dal primo giorno con lui cercare di venire fuori da questa situazione. Quindi abbiamo fatto il primo passo, sappiamo che la strada è ancora lunga, che anche dopo la vittoria Cittadella non siamo riusciti a dare continuità a quella vittoria e quindi da oggi iniziamo a prepararci bene perché vogliamo dare continuità a questa vittoria fatta con l'Ascoli già da sabato col Vicenza. Un impatto secondo Valdifiori che ha ridato positività al gruppo. Venerdì sera appunto la squadra, tutti, chi è entrato, chi era fuori, ma anche attorno alla squadra c'era proprio un atteggiamento di un ambiente appunto che vuole tornare a respirare aria pulita dopo magari un inizio di campionato molto difficile. Gli piace giocare molto in verticale, anche a me personalmente il gioco mi è sempre piaciuto perché gli anni tra virgolette migliori che ho fatto sono stati quelli appunto giocando in verticale con mister Sarri, quindi anche il secondo gol che è stato, sembrava una semplice ripartenza, però era stata una giocata preparata durante la settimana e quindi questo fa piacere perché quando provi le cose sia a livello offensivo che difensivo e te le ritrovi poi in partita che ti dà beneficio, ti danno stimolo in più e ti dà ancora più autostima nel riprovarle al meglio. Questa sarà una settimana fondamentale che porterà non solo al match di sabato all'Adriatico Cornacchia con il Vicenza, un potenziale scontro diretto tra due squadre che al momento devono guardare alla salvezza, ma anche alla partenza di un vero e proprio tour de force. Da sabato le squadre di Serie B giocheranno 7 partite in 23 giorni, turni nel weekend e infrasettimanali si susseguiranno fino a lunedì 4 gennaio, quando il campionato si fermerà per poi riprendere il 16 gennaio con la penultima di andata. Fra rientri dalle trasferte, sedute di recupero post gara e di rifinitura, per gli allenatori in pratica non ci sarà più possibilità di lavorare sul campo e limare i difetti. Breda lo sa che i risultati vanno massimizzati per poi arrivare all'apertura del mercato e in quella sede la società potrà ritoccare l'organico in base alle esigenze del tecnico. Il primo obiettivo già dichiarato dal presidente Daniele Sebastiani, in attesa di capire cosa ne sarà di Asensio, è prendere un centravanti, nella speranza, aggiungiamo noi, di non arrivare ancora una volta a fine mercato con un pugno di mosche in mano. Ritornano ancora gli accostamenti ai vari Ciofani e Ceravolo, dati in uscita da Cremona, e Dionisi in rotta con il Frosinone. Come Asensio, anche gli altri infortunati, Drudi, Masciangelo e Del Favero, torneranno nel 2021. Per il resto non rimane che sperare nella salute di Damir Seter, il colombiano dai muscoli fragili, ma che quando c'è risulta decisivo. Con tutti questi impegni ravvicinati, gestirlo ed evitare ricadute di infortuni sarà fondamentale. Scendiamo in Serie C adesso, a meno di un mese dall'apertura del mercato. Il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico traccia le linee guida del mercato biancorosso e spiega i motivi che hanno indotto il Teramo, i cui centravanti non sono prolifici, a cedere in prestito al Potenza Pietro Cianci, capocannoniere della Serie C con 10 reti, assieme a Bortolussi del Cesena. Siamo vigili perché può venire fuori qualche possibilità, qualche occasione. È ovvio che questo che stiamo attraversando è un anno complicato, difficile, dove non ci sono risorse dal botteghino, anche dagli stessi sponsor, e quindi bisogna essere intelligenti. L'obiettivo è rimanere aggrappati a quelle prime posizioni, ma con oculatezza. Dobbiamo essere bravi anche ad aumentare il minutaggio, cosa che abbiamo fatto anche oggi,
Quindi rimanere aggrappati a Ternana e Bari, continuando anche a portare avanti un'idea e aumentare il minutaggio, non è facile, ma vogliamo sì rinforzare la squadra, ma con queste idee e non possiamo prescindere da questi obiettivi. Io vorrei ricordare a tanti che quest'estate abbiamo in qualche modo anche abbassato il nostro monte ingaggi in una politica di risanamento e di abbattimento dei costi. Quindi Pietro Cianci è andato addirittura in prestito, quindi è un valore assoluto della Teramo Calcio e spero che continui a fare tanti gol, perché a fine anno rientrerà da noi e abbiamo bisogno anche di creare delle plusvalenze. L'operazione è stata fatta proprio per continuare a mantenere un patrimonio, come tanti già ne abbiamo, in modo tale che a fine anno si possa recuperare anche qualche cessione e creare anche una base solida per il prossimo anno. Ci crediamo, perché siamo convinti di avere una squadra forte e speriamo di rimanere aggrappati comunque a quelle prime posizioni. Noi abbiamo, secondo me, una squadra importante, una squadra che sì ha avuto un ridimensionamento quest'estate, però e noi ci crediamo, siamo rammaricati perché pur non fornendo una grandissima prestazione, ma una prestazione credo anche intelligente, una prestazione complicata, potevamo portare a casa i 3 punti, ma va bene lo stesso, si va avanti consapevoli anche di poter continuare a rimanere aggrappati al treno delle prime. La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato l'accordo con Federlab, i cui laboratori convenzionati forniranno la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei test antigenici pre-gara alle società di Serie D che la richiederanno. Ulteriori passi verso la ripartenza del campionato di Serie D. Dopo il protocollo Covid, la Lega Nazionale Dilettanti ha sottoscritto un accordo con Federlab Italia, la quale attraverso le proprie strutture sanitarie associate sui territori fornirà la strumentazione necessaria per eseguire i test nelle 72-48 ore antecedenti le partite di campionato. Entro mezzogiorno di domani le società che vogliono aderire alla convenzione dovranno inviare una PEC. L'accordo, tra le altre cose, prevede la fornitura di tamponi nasofaringei per test rapidi antigenici al costo di 9,50 euro ciascuno, effettuazione di test molecolari per coloro che hanno avuto la diagnosi di positività al test rapido al costo di 30 euro ciascuno e poi ancora fornitura di una postazione mobile all'interno della quale effettuare i test antigenici e l'eventuale prelievo dei campioni per test molecolari da processare poi nel laboratorio associato Federlab. Consulenza su tutti i comportamenti e le procedure da attuare in caso di esito positivo del test. Nella convenzione non è ricompreso il prelievo del campione biologico, che comporta un ulteriore aggravio di spese di 40 euro per seduta. Altrimenti una società può demandare il prelievo al proprio medico sociale o più in generale a personale medico e paramedico adeguatamente formato. Dunque ci si avvicina al ritorno in campo e, salvo sorprese, domenica prossima il girone F di Serie D disputerà la 7ª giornata con il big match tra Campobasso e Notaresco, il derby tra Pineto e Giulianova e le trasferte del Castelnuovo a Piedimonte Matese e della Vastese a Castelfidardo. Restano 3 recuperi da calendarizzare nelle prossime settimane: Cinzia Albalonga Campobasso, Rieti Porto Sant'Elpidio e Porto Sant'Elpidio Giulianova. Intanto vale la pena ricordare che sempre entro domani, via PEC, le società dovranno comunicare le 40 persone che fanno parte del gruppo squadra, tra calciatori, staff tecnico, sanitario e dirigenza, e che saranno sottoposti a test antigenici nelle 72-48 ore antecedenti le partite. In base al protocollo Covid, se ci saranno diagnosi di positività, il tesserato o i tesserati saranno sottoposti a test molecolari per la conferma della diagnosi, isolati e non a disposizione per la partita. Gli altri potranno giocare. La gara sarà rinviata in caso di più di 3 casi di positività tra i calciatori, oppure in caso di 3 positivi se sono tutti e 3 under o vi sia più di un portiere coinvolto. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Proteramo, un'ora insieme per parlare del momento della formazione
biancorossa di Massimo Pace, reduce dal 2-2 interno contro la Vibonese. Tra gli ospiti il preparatore atletico del Teramo, Riccardo Cantarini. Il telegiornale invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.